Ed ora gustiamoci questo servizio che ha realizzato il nostro Lorenzo Armando sul film L'Industriale, per la regia di Giuliano Montaldo, con Carolina Crescentini e Pierfrancesco Favino. L'appuntamento con noi per la prossima settimana, stessa ora, stesso canale, stesso spettacolo che spettacolo. Io adesso sto combattendo una battaglia per salvare la fabbrica e i vostri posti di lavoro. Pretende che i tedeschi facciano quello che vuole lui, ma... Io invece penso che sia usura legalizzata. La sua azienda è morta. Quando è nata la voglia e il desiderio di scrivere un film di questo tipo? Abbiamo attraversato la zona del Veneto, il famoso nord-est industriale, abbiamo visto un disastro, cioè questo piano piano, quelle aziende che avevamo visto crescere e nascere, vuote. E angosciantemente sembrava un film di fantascienza, non un film realistico. Vuote i cortili, gli spazi davanti, senza mezzi, senza niente, chiuse le serrande. Molte di queste aziende erano nate su una specie di cooperazione tra operai che avevano eletto il loro leader, un operaio, diciamo così, che li era rappresentati, che era diventato, tra virgolette, il padroncino, che però, insomma, e poi abbiamo letto, abbiamo saputo che c'è stato anche delle persone che sono tolte la vita a seguito di questa umiliazione. Qui i contratti scarseggiano, i pagamenti sono sempre in ritardo, abbiamo i magazzini che sono pieni di scorte, e le banche hanno detto basta, ecco la situazione. La situazione significa che chiudiamo. Ci stanno andando a casa. Tanto alla fine paghiamo sempre noi. Noi non ci mangiamo con le spiegazioni. Sì, ma ci deve essere una soluzione. Che cosa volete che vi dica? Che va tutto bene? No. Sono venuti i vostri rappresentanti, mi hanno chiesto se ci sono i soldi per pagare gli stipendi a fine mese. Però non ce li ho, no, non ci sono. E beh, quando lui mi ha chiamato, mi ha detto vieni a casa mia che ti devo raccontare una storia. Io vado, ma non immaginavo. C'è da dire che Giuliano è il più grande affabulatore che io abbia mai incontrato, quindi quando ti racconta una storia, non è che ti racconta una storia, la vivi. E io piangevo mentre ascoltavo questa storia. Lui finisce, si siede, lo vuoi fare questo film? Io, cioè, sono impazzita, perché avere un'altra possibilità con uno dei miei miti, tu capisci che è una cosa enorme. E insomma, lui ha creduto in me di nuovo e io sono felice, onorata e fiera. Mi dici cosa sta accadendo? Ho paura. Ho paura di perdere te, di perdere l'azienda. Mi sono spaventato. E quindi questa tensione che vive questo nostro protagonista poi si riversa anche nelle mura domestiche. Non è più lui. E giustamente la sua sposa non riconosce più quello là, quello che ha amato, quello che ridevano insieme, giocavano insieme. Probabilmente si trova un estraneo duro. Tante cose mi ha colpito di questa storia. Innanzitutto la verità, perché è un film onesto nella sua verità. E la contraddizione che c'è in questa donna e anche questa forza soffocata che ha. Perché lei ha la forza per fare tutto quello che non posso dire se non rovino il film, però lo fa in punta di piedi, senza fare troppo rumore, affinché lui non se ne accorga, affinché lui non possa essere schiacciato da lei. Tanti conflitti ci sono in lei, c'è un conflitto con la sua estrazione sociale, c'è un conflitto con la madre, ma ci sarebbe per forza con una madre così. Molto autoritaria, molto presente, molto... C'è un conflitto, se vuoi, anche con la sua amica, che è la sua spalla, però è anche la sua socia, quindi è un rapporto di strani equilibri. C'è un conflitto con l'avvocato, quindi la persona della quale suo marito davvero si fida, ma lei sa che non si deve fidare fino in fondo, perché lei ha degli elementi. E c'è un conflitto interno, perché ama ancora il suo uomo, ma il suo uomo non fa il possibile per non esserlo più e ed è lì che qualcuno che non c'entra proprio niente, terribilmente semplice, terribilmente improbabile per lei, in realtà fa la cosa più semplice di tutte, farla sorridere, farla star bene, farla sentire una ragazza, farla sentire leggera. Divertente, leggera, interessante. Tu mi stai corteggiando, vero? Sì. No, non va bene. Perché? Perché non si può. Io adesso devo andare.
E le donne quando sorridono cedono. È così, questa è una legge. Io ho preso questa fabbrica da mio padre. Per 40 anni abbiamo rispettato gli impegni, abbiamo sempre pagato tutto, è tutto. Guarda qui, ho detto. Forse ci riesco. Amici di spettacolo che spettacolo, mi raccomando, andate a vederlo.